Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è lunedì. Non ci posso credere di quanto fanno schifo questi capelli. Ho provato a farli mossi, ma cercherò di legarli. Ho provato a farli mossi, ma non sono usciti. Allora li ho rilisciati un po', sono usciti un po' così, cioè un po' pazzi. In realtà io li volevo un mosso carino, tipo anni 60. È uscita una schifezza, penso che farò qualche acconciatura, tipo di legarli o qualcosa. Potrei legarli così di lato, vabbè. Comunque, concentriamoci sull'outfit, lasciamo perdere i capelli. Fortuna che giovedì vado a fare il tonalizzante per il matrimonio e poi avrò i capelli belli. No, non è quello, però li ho lavati venerdì, sono ancora belli, eh. Però avevo in mente di fare qualcosa oggi perché pioveva, c'era questo tempo di pioggia schifosa e invece sono usciti male. Vabbè, ho fatto questo trucco sul rossastro con l'eyeliner, quello di Primark, e rossetto questo qua che è questo, rossetto questo qua che è questo della New York Color. Che consiglio tantissimo, è un bellissimo rosso tra l'altro, se lo trovate prendetelo perché è molto scrivente. Rouge à lèvres, rossetto, Jet It All, Lip Color, il numero 302, Incredible. Veramente bello come rossetto, mi piace un sacco. E l'outfit è molto carino, qui ci sono i romini e quella specie di Coca-Cola che vedete lì, poi vi faccio vedere. È una borsa. E niente, dicevo, questo è il trucco, il capello mezzo mosso, mezzo no. Magari a voi piace anche, mi direte. C'è quest'onda anomala. Credo che li lascerò probabilmente così. Volevo metterci anche una fascia, ma non usciva. Allora, gilettino, questo qua è il solito di Terranova XS, che ormai lo utilizzo così un po' per riparare dal freddo, perché fa un freddo bestiale, nonostante sia quasi giugno. Gli orecchini ne ho fatto uno bianco e uno rosso, perché non trovavo i fratelli, e mi sta piacendo l'idea di mettere due rose, una di un colore, una di un'altra. Ve lo do anche come idea per i vostri outfit. Ho messo il bianco e il rosso, che sono praticamente è il tema dell'outfit. Poi indosso questa camicettina bianca tutta con i laccetti che avevo preso a Papignano al mercato e ho pagato 1 euro, è molto carina, tutti i laccettini così davanti, resta comunque molto castigata, è una specie di camicia magliettina. E pezzo forte dell'outfit, questa bellissima gonna che avevo preso al banchetto di 4 euro, che è una gonna Vichy molto bella, troppo carina, a vita alta, sì, con 3 balze. È davvero carina, fa un look un po' country. Volevo fare appunto questi capelli mossi diversi, non so come spiegarvi, tipo non tanto anni 60, boh, anni 80, non lo so, anni 70, vabbè, no, anni 60 in realtà, ho sbagliato, anni 40, boh. Ma è uscita una roba così e non ne sono per niente soddisfatta, però vabbè, ce lo teniamo. E niente, poi come scarpe ho messo queste, le Simil Valentino rosse, molto carine, secondo me ci stavano bene con la gonna e con l'outfit in sé, sono delle praticamente imitazioni delle scarpe di Valentino, ve le ho fatte vedere, guardate come sono ginniche, cioè sono proprio ginnichissima, e hanno questa parte qui così, color nude, con le borchiette a punta, scarpettina molto carina e graziosa. Pezzo forte dell'outfit, la borsa, che è questa che avevo comprato tantissimo tempo, no, tantissimo, tanto tempo fa, un po' di tempo fa, la Carpisa, la borsa della Coca-Cola, è proprio una lattina di Coca-Cola e ho scoperto, scartocciandola, che praticamente, guardate, la maniglietta fatta a bottiglia di Coca-Cola, è troppo simpatica e l'ho voluto utilizzare per questo outfit, per renderlo un pochino più, insomma, pop, particolare, simpatico, scarpettine, vivace, per questo lunedì. Niente ragazze, capelli a parte, spero che il video vi sia piaciuto. Beh, magari a voi piacciono anche i capelli, però io li trovo veramente osceni. Cercherò adesso di. Dovrei fare tipo una sistemazione, non so, all'onda, spostarla un po'. Perché il concetto non è male, solo che io non sono abituata a vedermi così, con questo semiliscio, semimosso, però alla fine proverò a vedere le foto outfit. Dal video non è che mi entusiasmi particolarmente. Io e Romini. Romino Rancillotto è intento a morsicare il suo pupino. Vi salutiamo, mandiamo un grosso bacione. Buon inizio settimana a tutte. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!